Decrescente, una persona che ha seguito nel tempo l'esperienza delle comunità terapeutiche italiane e anche hai un, come dire, hai un'idea, un panorama dell'esperienza italiana. Qual è, secondo te, il valore aggiunto dell'esperienza italiana? Ma senz'altro c'è una, come dire, un'eredità che viene messa al lavoro da ormai da alcuni decenni, che è quella della, diciamo, dimensione psicosociale, no? Dell'attenzione al mondo sociale, al mondo del lavoro, l'esperienza delle cooperative, l'esperienza associativa. È tutta una dimensione specifica dell'Italia che molti ci invidiano all'estero, cioè il fatto che c'è la cura intensiva nelle comunità, ma c'è anche un'attenzione all'interfaccia col sociale che ci deriva senz'altro da questa eredità anche di Basaglia, diciamo, senz'altro. Quindi questa l'espansione della comunità oltre i propri confini, dentro il mondo sociale, è una specificità tutta italiana, diciamo, e che avevano anche intuito i fondatori delle comunità inglesi, ma che in realtà è una elemento che noi abbiamo in parte realizzato e stiamo cercando di Tu realizzare. dici la comunità terapeutica come punto e snodo anche di sviluppo locale. Sì, come di continua connessione col mondo sociale, il mondo produttivo, il mondo associativo, le agenzie sociali, quindi la comunità non come un'entità separata dal corpo sociale che ha una vita autonoma a sé e poco comunicante, quindi autoreferenziale, ma l'idea che invece lo scambio col territorio deve essere continuo, dico deve essere perché poi non è che si realizza in tutte le comunità, ci sono delle avanguardie in cui questo elemento è considerato e determinante, altre realtà che invece magari hanno principi, diciamo, più autodeterminati, meno pubblici, meno sociali, meno connessi col mondo e le realtà sociali. Naturalmente gli ospiti si avvantaggiano molto meno di questa apertura in queste strutture, mentre sono più utilizzano maggiormente le reti sociali, le connessioni col sociale, la dimensione sociale della cura, diciamo. Questa è una specificità tutta italiana. Ma per riassumere, secondo te, i punti di forza e i punti di debolezza, visto che tu giri tanto, conosci tante realtà, i punti di forza, alcuni punti di forza e alcuni punti di Ma debolezza questo che hai dell'esperienza detto italiana? è senz'altro un punto di forza, no? Questo di pensare già da prima a una prospettiva della cura che preveda inserimenti lavorativi, formazione, lavoro, no? Principi orientati a questo. E questo è un punto di forza indiscusso, direi, dell'esperienza italiana. E anche, in parte anche l'attenzione che si pone da parte di chi lavora all'interno a degli elementi di formazione. Teniamo presente che, insomma, lo studio della psicologia in Italia è molto considerato anche all'estero, eh? Non è che siamo alla complessità degli studi di psicologia presso l'università italiana rispetto a quelli inglesi, per esempio, che io conosco bene. E quindi questo è un elemento molto, molto forte. Punti di debolezza, senz'altro, fattori di verifica, la ricerca. Queste cose che appartengono purtroppo, appartengono più al mondo anglosassone, che è una tradizione pragmatica, e quindi sono più vocati a fare verifiche, a utilizzare delle prassi che sono verificate, quindi noi siamo un po' più estemporanei su questo. Come al solito troviamo delle soluzioni impensabili a dei problemi, però poi abbiamo difficoltà a trasmetterle perché non le abbiamo verificate, codificate, questo è un punto senz'altro di debolezza. Siamo a volte troppo estemporanei. In fondo forse questa esperienza di queste 2 giornate di visiting, confronto con le comunità, è un modo per un po'. Indiscutibilmente è un modo per verificare, no? Non solo per incontrarsi prima di tutto, ma anche per verificare. E non è casuale che poi questa esperienza del visiting, una parola non italiana, anche questa l'abbiamo un po' mutuata dalla tradizione inglese. Loro sono molto curiosi di quello che noi produciamo in termini di apertura, di lavoro di rete, di lavoro sul sociale, sulla comunità sociale. Noi siamo molto attenti a questa dimensione che non fa parte della tradizione nostra, di produrre un'attenzione maggiore agli aspetti scientifici, quindi Alla alle valutazione dei valutazioni e alle dati. verifiche.
Sì, quindi questi sono, ci occorre un'integrazione tra queste due cose, e diciamo che questo rapporto, che ormai dura da anni, che si riflette anche nel convegno di oggi, di rispecchiamento tra noi e le esperienze inglesi, è dovuto a questo interesse reciproco, di reciproche diversità, anche profonde a volte, ma però che comunicano. Ecco, ci incontriamo ormai da 15 anni, diciamo. Non è una... Marino è una persona che mi ha introdotto nell'esperienza inglese. Abbiamo insieme facciamo parte di un'associazione, l'INDTC. Puoi dire due battute sull'INDTC? Ma diciamo, l'International Network Comunità Italiana Democratica. È un'esperienza che, come dire, ha prodotto in pochi anni una grande capacità, ha avuto una grande capacità di connessione, ha prodotto molti relazioni, rapporti e anche eventi. Il problema è il futuro dell'NTC, purtroppo è il futuro, cioè la persona che l'ha fondata, che ci ha messo di più, attualmente si occupa di altro, bisogna vedere chi raccoglie l'eredità di questa cosa. Io, ecco, adesso estemporaneamente mi andrebbe di proporti di creare un network europeo, se non delle comunità, ma una confederazione delle comunità europee, e rilanciare la cosa. In maniera più ristretta, perché c'è il rischio che questa bellissima esperienza, queste conoscenze che abbiamo avuto con altre comunità dell'estero poi si perda, perché questo purtroppo è anche nella natura delle cose, che se non vengono coltivate poi vanno a finire. È un peccato, sarebbe un peccato. Sì, perché un po' questa associazione e ha raccolto consensi in tutto il mondo. Si sono creati la parola comunità e democratica sono due parole che che evocano anche aspettative della gente in tutto il mondo per una comunità, per una democrazia. Certo. Bisogna coltivare, mantenerla in vita, cercare il modo di mantenerla in vita, perché attualmente è difficoltà. Non sappiamo che prospettive ci sono per questa associazione. Ok, grazie. Grazie a te.